Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente riesco a mostrarvi gli ultimi acquisti e quindi riesco a sbarazzarmi di tutti questi sacchetti e sacchettini che ho in giro per la stanza e forse riesco anche a mettere via le cose. Uff, madò, quanta roba! Non pensavo che c'era ancora così tanta roba qua dentro e invece sì. Sono sacchettini misti in realtà. C'è dentro un po' di tutto, di acquisti diversi fatti in diversi posti. Iper, c'è ancora DM. Adesso vediamo se riesco a farvi tutto assieme o se lo divido. Allora, partiamo da questo sacchettino qui, che è un sacchettino dell'Iper. Oggi, tra l'altro, sono di pessimo, pessimo umore. Sono un po' triste, non so come mai. Non lo so. Io sono sempre stata una persona un pochettino paranoica, ansiosa e indecisa. Non ho mai avuto molto le idee chiare su quello che avrei voluto fare della mia vita. Sapevo che l'ambito mio era quello artistico, quello sicuramente, però sono sempre andata bene in realtà in tutte le materie e quindi non sono mai riuscita bene a focalizzare quello che effettivamente faceva per me. Questo ovviamente torna indietro ai tempi della scuola, ma la stessa cosa la riscontro anche adesso, nel senso che mi capita di saper fare bene un qualcosa e mi ritrovo a fare quello come lavoro, però ogni tanto mi vengono dei dubbi su cosa realmente voglia io e quindi vado un po' in paranoia. In più i social, anche i social mi mandano tantissimo in paranoia perché davvero vedo gente che non fa un cazzo e che ha una vita forse come la vorrei, quindi mi sento invidiosa e anche arrabbiata tante volte. E questo mi confonde perché io non sono così. Io sono. Mi bastano le piccole cose. Non lo so, veramente ci sono dei momenti in cui sono molto molto confusa e non lo so, non sto un granché bene. Anche sul canale mi capita alcune volte di avere delle difficoltà, nel senso che io giro i video di getto, di impulso, così come mi vengono. Poi mi rendo conto che magari ho detto delle cazzate, o non mi sono spiegata bene, o mi dilungo troppo. E soprattutto in fase di montaggio poi mi accorgo che però il danno è stato fatto e non voglio buttare via il lavoro comunque fatto, cioè perché ci ho messo del tempo, comunque gli ho dedicato del tempo. E quindi poi dico, vabbè, lo carico comunque così, però allo stesso tempo non mi sento soddisfatta. Non vedo magari l'apprezzamento che vorrei e, o non capite esattamente quello che sono e quello che vorrei dirvi e quindi poi vado in paranoia e mi sento un po' in difficoltà. Vabbè, comunque, parentesi che dovevo tralasciare perché fa parte di quell'insieme di cose che poi quando riguardo i video dico, ma stai zitta, vabbè. Nulla, non lo taglierò solo per farvi capire il mood col quale sto registrando e per farvi capire che questo video è anche per tirar su me stessa di morale e non per mostrare niente a nessuno, per dimostrare niente a nessuno, per osannare chissà cosa, solo per fare due chiacchiere come se mostrassi i miei acquisti di cui sono tanto contenta alle mie amiche e quindi vabbè, iniziamo subito. Allora, sapete che all'Iper acquisto quando ci sono le offerte e quando ci sono, vabbè, ne approfitto ovviamente e per cui ho preso delle maschere. Queste qui, Garnier, le conosciamo tutte. Questa è la Garnier Skin Active Hydra Bomb alla camomilla e acido ialuronico idratante. Questa era un'offerta a 1 euro e qualcosa, 1 euro e 40 forse, mentre, o forse anche 1 euro e 29. Avevano due prezzi diversi, mentre di solito le possiamo trovare anche a 2 euro in realtà, o 1,99 euro, insomma, giù di lì. Poi questa, sempre Hydra Bomb, però alte verde, sempre acido ialuronico, sempre idratante. Ce n'era un'altra di queste che però ho già fatto, sì, la vedrete nei prodotti finiti perché in questo momento non ricordo quale fosse, mi sembra quella, può essere al melograno o vi dico una cazzata, non ricordo, comunque ne avevo acquistata anche un'altra che però ho fatto. Io tutte le maschere, bene o male, le riutilizzo due volte, so che non è
igienico al 100%, però comunque li riutilizzo su di me. Faccio molta attenzione una volta che le tolgo a rimetterle all'interno della bustina, la chiudo bene, la sigillo e la rifaccio il giorno dopo o 2 giorni dopo. Io non ho mai avuto problemi a riguardo e preferisco fare così piuttosto che sprecare il siero che è all'interno. Oppure mi capita se non mi va di fare la maschera, comunque di cercare di riutilizzare tutto il siero che è all'interno, perché a volte sono talmente tanto imbevute che effettivamente è uno spreco buttarla via dopo un solo utilizzo. L'altra è invece quella Black Mask, effetto detox mattificante. Questa sono molto molto curiosa di provarla perché sinceramente io come maschere in tessuto difficilmente o quasi mai ho trovato maschere che fossero purificanti, idratanti o mattificanti. Sono prevalentemente idratanti, diciamoci la verità, non c'è tantissima differenza tra le maschere in tessuto, cioè tra una maschera in tessuto e un'altra. Sono una coccola, sono uno sfizio, sono una fissazione per molte di noi, però a livello di effetto effettivo sulla pelle non c'è tutta questa differenza, diciamocelo. E quindi questa che me la identifica come proprio purificante e mattificante, sono proprio curiosa di andare a provarla. Poi, finalmente ho trovato con una buona offerta quest'acqua micellare di Garnier, quella azzurrina col fiordaliso. È bifasica, come potete ben notare, la conoscerete tutte, c'è chi di voi ovviamente l'ha già utilizzata e già la ama. Io delle acque micellari Garnier ho sempre utilizzato quella normale per pelli sensibili, quella purificante verde, che è quella che credo di aver utilizzato maggiormente perché tendenzialmente la mia pelle è più mista, barra, non grassa, grassa, però sicuramente mista che tende a lucidarsi, quindi mi piace, un gesto di pulizia e di purificazione allo stesso tempo che mi dà quella verde. Per lavoro prevalentemente quella rosa, che va bene un po' comunque su tutti, essendo per pelli sensibili, e mi è capitato di provare, che non mi è dispiaciuta affatto, quella gialla bifasica, quindi col tappo giallo, che ha appunto all'interno l'olio ed è un pochettino più efficace rispetto a quella verde, e quindi le avevo in casa entrambe e utilizzavo quella gialla quando avevo bisogno di struccarmi, magari perché avevo fatto un trucco bello pesante, waterproof resistente, quindi quando ero tanto truccata. Quando invece comunque ero truccata ma avevo magari non prodotti così resistenti o waterproof, utilizzavo quella verde, insomma, le alternavo un pochettino. Mi sono piaciute tutte e due, ero molto 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 incuriosita da questa qui al fiordaliso, che va bene come tutte le altre per viso, occhi e labbra. Dice adatto a chi indossa lenti a contatto, vabbè non mi interessa, occhi e pelli sensibili. Mi interessa molto perché effettivamente oltre alla pelle sensibile molte volte ho spesso gli occhi, molte volte ho spesso, come parlo? Vabbè, gli occhi irritati, tant'è che anche oggi, vabbè sono un po' lucidina in questo momento perché sono appena rientrata dal lavoro e ne approfitto che non c'è Nicola a casa come al solito per girare un video, però sono un po' lucida, vabbè fa niente, fa le gotte. Quest'occhio non lo noterete dal video, però stamattina era tutto gonfio e irritato e mi bruciava e anche a truccarmi mi faceva un pochettino male. E in realtà io ho veramente gli occhi molto sensibili e truccandomi comunque bene o male tutti i giorni ci sono delle volte in cui, poverini, i miei occhi ne risentono e in quei giorni mi rendo conto che la fase dello struccaggio diventa difficoltosa, molto aggressiva, e quindi ero curiosa di provare questa qui che sembra essere molto delicata. Sinceramente non ricordo le varie recensioni viste o sentite che cosa dicevano. Io in generale mi sono sempre trovata bene, non l'avevo mai acquistata questa qui perché costava sempre un po' di più rispetto alle altre, anche quando le altre erano in offerta, questa costava sempre qualcosina di più. L'ultima volta l'ho trovata a 2 euro qualcosa, mi sembra 2,80 euro se non sbaglio, che per 400 ml sono un ottimo ottimo prezzo, quindi non me la sono lasciata scappare, finalmente l'ho acquistata. Poi lo scontrino dovrebbe essere ancora qua dentro, quindi in caso il dettaglio dei prezzi lo guardiamo, lo verifichiamo. Dove sta? Non è che avevo preso anche altre cose. Dove sta? Dove sta? Ecco
Avevo preso anche lo spray antizanzare che poi mi hanno sequestrato in aeroporto, ste merde. La frutta. Le maschere le ho pagate 1,49 euro l'una. Sì. Non le riesco a trovare. Acqua micellare 2,89. Ecco, infatti mi ricordavo bene che infatti ero rimasta così perché ho detto, ah, wow, finalmente. Poi, sempre in offerta ho preso questa crema, anche se ormai credo che la riutilizzerò in primavera perché so che non si dovrebbe, bisognerebbe insomma curare questo inestetismo tutto l'anno, però io mi ci concentro soprattutto in primavera in previsione dell'estate perché poi d'inverno chi se ne frega. Però insomma una crema anticellulite, crema gialla effetto urto con oligo elementi del Mar Morto, 95% di ingredienti di origine naturale. Contro la cellulite resistente con tris di alghe più caffeina, azione tonificante, gel cream impact effect. Questa qui. Io avevo provato l'altra versione, devo dire che mi ero trovata bene. Per cambiare, questa volta ho provato a prendere insomma questa qui. Ora in realtà mi sta venendo il dubbio che la crema sia la stessa che avevo già acquistato. Non mi ricordo, dovrei confrontare, ma dovrei andare di là a guardare. Quindi vabbè, comunque una crema anticellulite l'ho pagata sui 5 euro, una cosa del genere. Quindi comunque un buon prezzo per quanti ml sono? 200 ml. Quindi anche se non sono super efficaci queste creme, è un modo per dire alla mia testa mi devo occupare di questa cosa e quindi prendermene cura in qualche modo, anche se non è così efficace, solo il fatto di metterla, di massaggiarla, qualcosa fa e aiuta. Poi, ultimi prodotti che in realtà sono collegati, e in realtà credo di averveli già mostrati in un altro video sicuramente. Ho ripreso queste colorazioni per capelli, di cui in realtà vi avevo fatto anche la recensione di questo in particolare. L'ho ripreso e voi direte: ma come mai l'hai ripreso che ce l'hai bocciato l'ultima volta? Perché avevo la necessità di fare qualcosa ai capelli perché dopo appunto che questo me li aveva fatti blu e poi man mano erano scoloriti, diciamo così, quindi man mano stavano perdendo tutto il colore e stavano diventando verdolini. Verdi a me fanno schifo, ma perché diventano verdi? Perché il giallo sotto di capello biondo col pigmento blu ovviamente fa il verde, è la base dei colori. E quindi dovevo fare qualcosa e mi ero decisa a prendere un'altra tinta sul viola da metterci sopra. Cosa è successo? Che all'Iper, guarda caso, queste erano in offerta a pochissimo, 2 euro qualcosa, e un prezzo così basso, sinceramente, è veramente veramente difficile trovare una colorazione per capelli a un prezzo così basso. Già a prezzo pieno mi sembra che venga 4 euro qualcosa, 5 euro, 2,50 euro, la metà forse erano scontati. Quindi cosa ho pensato nella mia testa? Visto che quello blu aveva il problema che perdeva tutto il pigmento rosso, lasciandomi praticamente soltanto il blu, scusate, quello viola perdeva tutto il pigmento rosso, lasciandomi tutto il colore sul blu, ho pensato di acquistare anche questa tonalità sul rosa per praticamente mischiarle e far sì di scaldare questo colore, questa tonalità. E quindi una volta messo sui capelli avere quella parte calda in più per evitare che il colore poi vada così velocemente verso il blu e poi verso il verde. Ho detto proviamo un esperimento, tanto per quello che costa, a me comunque serviva perché verdi assolutamente non li volevo. E quindi ho detto qualcosa devo fare. E quindi ho detto ma sì, dai, prendiamoli. Essendo due, mi durano anche più volte, quindi io calcolate che un tubetto l'ho usato non facendoli tutti 3 volte. L'ultima volta, ovviamente, era un po' striminzito, l'avevo fatto ancora prima di andare al mare. Questi li ho utilizzati già 2 volte quando sono ritornata, o forse la prima volta era prima di andare e un'altra volta quando sono tornata. Non mi ricordo adesso, sta di fatto che l'ho fatti pochi giorni fa, e infatti vedete che i due tubetti sono praticamente finiti.
mi manca ancora per una volta. Questo è il rosa e questo è il viola. E quindi sì, qua ce n'è pochissimo che li metterò solo nei punti che, perché alcuni punti virano tanto verso il verde, altri no. Questo è il risultato del colore. Calcolate che erano proprio verdi, verdini sembravano, erano verde acqua, azzurrino, non so spiegarvi il colore. Sì, verde acqua. Però in certi punti andavano più sul verdino, in certi punti erano più blu, in certi punti erano più azzurri. Non mi piacevano le parti verdi, cioè l'azzurro in fondo ancora mi piaceva, però stava comunque sbiadendo e presto si sarebbe visto sotto il biondo, non mi piaceva. Quindi praticamente ce l'ho rimesso sopra e questo è il risultato. Vedete che in certi punti, spero che si noti, è più blu, in altri punti è più violaceo, quindi probabilmente sono i punti dove ha fatto più presa la parte rosata. E questo è il risultato dopo un lavaggio, sì, vedete, ecco qua forse si nota. Qua si nota. Qua c'è l'azzurro blu e qua invece notate la parte più viola. Quindi sono un po' mischiotto in realtà in questo momento questi capelli, però vabbè, pazienza. E per quello che li ho pagati ci sta. Una volta terminati questi, ho intenzione invece di utilizzare questa maschera colorante. Anche questa acquistata con l'intento, essendo una tonalità più calda, più magenta, più viola magenta, di andare appunto a scaldare un pochettino i punti più freddi, perché sicuramente mi andrà a scolorire ancora nell'azzurro verdino e quando sarà così io gli ributterò sopra questo. Qua dice che ovviamente non è mai così, però che va anche solo a tonalizzare, quindi un capello non decolorato, castano, si tonalizza leggermente di questo colore un pochettino più caldo violaceo, mentre il capello biondo dovrebbe diventare così. Io ovviamente non li ho così biondi biondi, o meglio, alcuni punti sì, sono molto chiari, quasi bianchi, altri no, quindi sicuramente mi verrà una cosa un po' misciata. Questa l'ho presa anche questa perché era in offerta, si chiama SOS Color Go, è una maschera colorante, quindi in realtà non è proprio una tinta, non contiene ammoniaca e dura 4 shampoo, quindi è una cosa che è comunque molto blanda, giusto per ridare un pochettino colore, sfumatura quando il capello sta perdendo, diciamo, quel riflesso, quindi quando vedo che magari non mi piacciono, gli vado a dare una mano di pittura, una mano di questo. In realtà l'ho già provata, ma mischiata con queste due. Adesso mi sfugge ancora se è stato prima o dopo le vacanze, vabbè, fa niente. Comunque avevo fatto proprio un mashup di tutte e tre. E perché? Perché non volevo più massa colorata, ecco, volevo, cioè, come quantità di prodotto da mettere sui capelli, volevo che fosse di più e quindi sono andata a caricare un pochettino il mix di questi due con questa. Così, esperimenti. E devo dire che alla fine il risultato non è stato male. Non è questo, ma era della volta prima, ma molto molto simile in realtà. Adesso non ho intenzione più di mischiarli, ma appunto andrò a terminare questi due, come vi ho detto, sempre insieme, proprio dove vedo che mi serve. Una volta che starà scolorendo, vado a utilizzare questo che alla fine è un bel boccettone e tra l'altro ho pensato che magari potesse andare bene anche come antigiallo, diciamo così, quando appunto mi andrà via proprio tutto l'azzurro, sperando che se ne vada, perché in realtà non doveva essere azzurro, però vabbè, ve ne ho già parlato, eventualmente vi lascio link di riferimento qua sotto dove vi parlo insomma della disavventura o avventura, vediamola come vogliamo, dei miei capelli. Quindi magari posso provare a utilizzarla anche come antigiallo. Questa è pagata pochissimo perché sono 300 ml, comodo anche così con questo erogatore tipo sapone, sui 3 euro e qualcosa in offerta. Anche questa non costa tanto, no, sì, costa di più, mi sembra che costi 8 a prezzo pieno. Anche questa c'è di diversi colori, diverse tonalità, e c'è anche quello bianco per creare le tonalità pastello. No, non mi interessa perché le tonalità pastello si creano da sole, se no dopo mi va via subito e direi di no. E niente, quindi anche questa era un'offerta presa. E nulla, dopo di questi, quando finirò questi prodotti per i capelli, ho ancora un rosa a casa,
A casa, sì, sono a casa. No, perché stavo pensando che ne parlavo con la mia collega e gli dicevo a casa ho ancora un rosa, sono a casa, quindi nel bagno ho ancora un rosa come colore di balea, sì, e due grigi argento di questa linea che non so come siano perché li avevo acquistati sempre in offerta ma non li avevo ancora fatti. Quando appunto li avevo grigi argento. Poi, avendo cambiato colore, quelli sono rimasti lì, non li ho più utilizzati, ma io ho intenzione in realtà di passare ancora al grigio. Il fatto di averli fatti viola era perché mi ero un po' stufata, non tanto del colore, ma di doverci star dietro così tanto, doverli ritoccare in continuazione per non averli gialli. Quindi ho detto, facciamo una bella botta di colore, un bel colore freddo come il viola, in modo che mi duri molto di più. Effettivamente il primo fatto da parrucchiere di viola è durato. Solo che poi stava perdendo, era diventato un color. Che colore era? Mi stava buttando fuori comunque sotto il biondo, quindi era un po' un misto. E quindi poi avevo rimediato io mettendo questo che aveva fatto il disastro perché appunto era diventato blu. Che devo dire, non mi dispiace comunque come colore. Però, insomma, non vorrei tenerli così a vita, quindi spero che prima o poi, una volta finito questo, una volta finito, ho scaricato tutto, tornino piuttosto biondi, dovrò avere un po' di pazienza, mi sa, tornino di un colore chiaro, anche se appunto devo ritornare a farli, a rischiarirli completamente fino al biondo, che non mi piace, e so già che dovrò fare tutte quelle fasi del giallino, verdino, verdino, giallino, schifosino, sicuro. Però una volta che avrà scaricato tutto, posso tornare a fare gli altri colori, quindi il rosa e l'argento. Vedremo, insomma, vi aggiornerò, lo sapremo solo vivendo. E nulla, questo è tutto. E niente, e siccome è arrivato Nicola, il video del DM ve lo giro in un altro momento. E niente, per ora è tutto. Un saluto, un bacio. Ciao ciao.